1 maggio del 1994 morì Ayrton Senna da Silva, il pilota 3 volte campione del mondo, scomparso durante il Gran Premio di San Marino. È stato votato come il più grande pilota di sempre. Ad esprimersi sono stati 217 piloti di Formula 1 interpellati da Autosport. Una domenica di 19 anni fa, alla fine di una curva, il tamburello, una curva lunga e veloce di quelle che Ayrton amava tanto, una di quelle curve in cui scali fino ad arrivare in seconda per poi riaprire il gas innestando una marcia dopo l'altra, morì in un incidente il più grande pilota di sempre, Ayrton Senna da Silva. Ayrton morì così, in una terra fatta di motori, su una pista in memoria del più grande costruttore di veicoli da corsa. È morto al culmine della sua carriera, nella sua prima stagione alla Williams. Ayrton non ha vinto quanto Schumacher, ma è emozionato più del tedesco. Capace di rimanere impassibile anche mentre la sua macchina prendeva fuoco a Zeltek, ha dato una ragione a tutti gli amanti della Formula 1 di rimanere incollati alla TV in attesa del suo sorpasso, di un guizzo o di un giro veloce. Lui, il re della prima posizione, capace di inanellare 65 pole position, di cui 8 consecutive, record ancora imbattuti in Formula 1. Sì, è vero, Schumacher ne ha fatte 68, ma con molti più gran premi disputati. Anche quella domenica era andato forte, ma voleva che il piantone dello sterzo fosse modificato per migliorare la visibilità. Il suo team, che era il migliore, lo accontentò, saldando quel maledetto piantone a mano. A Imola c'era il sole quella domenica e chissà cosa pensava Ayrton mentre saliva sulla sua monoposto e mentre metteva nella sua auto la bandiera brasiliana. Forse era sicuro di vincerla quella gara, d'altronde era con il team migliore, aveva l'auto migliore e lui era il migliore. Dopo la bagarre iniziale, Senna attacca e mette dentro una marcia dopo l'altra, aggredisce le curve come si fa quando si ha voglia di mangiare l'asfalto. In quel momento non si corre solo per se stessi, ma per un intero popolo che dalle due mani cerca il riscatto. Aggredisce le curve fino al tamburello, fino a che quella saldatura si spezza rendendo la macchina ingovernabile. Ayrton tenta una frenata, ma... L'uomo che aveva fatto innamorare il mondo alle 14:17 esce di pista e va a sbattere contro un muro. Poi l'elicottero e la corsa verso l'ospedale maggiore di Bologna e il tragico epilogo. Alle 18:30, senza mai svegliarsi dal coma, Senna morì. Dopo qualche giorno, 2,5 milioni di brasiliani partecipano al suo funerale piangendo quel ragazzo che li aveva portati in cima al mondo. Il 1° maggio del 2013, noi di Sbava la Lumaca ci siamo fermati un attimo a pensare a quel mito che non c'è più.